facevamo rispettare, esatto. Come hanno detto a me, dicevano, come hanno detto, non ho più... Hanno preso una paga, certo, perché cioè, sulla chiave c'erano i monodi digitali. Sì, sì. L'imbrono digitale, come una cosa? Sulla macchina di cimbiato. Allora, sì, si tiene una telecamera, no? Ah, qui c'è pure una telecamera. Ce ne stanno due. E nanna... Uno qua no, è... non lo so. Ma forse non era, non era intestata al... No, la macchina era rubata, la macchina era rubata. Ma non male che ormai in Italia è tutto accettabile, non funziona niente, perché questo qua il padre, il babbonamo del padre e del nonno siamo nati con loro, io sono nato in questa strada qua, però ci ho detto così, andò, togliti i soldi dalla cassa, no, non preoccupare, i soldi già l'abbiamo, andò, stai attento, non si può sapere mai, siccome l'immaginavo questa situazione. Cioè tu dici com'è fatta a essere, perché io sono nato in coppia marciapiede, bello, chiaro, tanto così. Cioè io me ne sono andato dopo mezz'ora, ho sentito le volante, le croce rosso, comunque ho telefonato, andò tutto a posto, mi ha risposto la figlia, dice no, quelle papà l'hanno sparato. Però sono sceso in pigiama sono sceso. La bimba qua che piangeva, che tremava, la bimba di 12 anni. Cioè, come si fa? La famiglia che lavorano tutti. Cioè, tu non dai fastidio allo Stato. Perché lavoravano tutti in famiglia, la ragazza che era fidanzata col figlio. Cioè, una famiglia bella, accogliente, educatissima. Educatissima. Proprio la piccola, proprio, era un amore. Ma quando tenevi in cassa? Quando si hanno preso? No, ma forse no, lui non ce l'ha fatta prendere i soldi. Ah, no. Lui, come disse, sono entrato di là, sentendo dire, ha preso il coltello lungo che taglia, era andato a tagliare le ruote. Ah. Però io non lo so, erano tre di loro, dalla macchina, sentendo dire, io non ci ho stavo. Sentito pure io, sì. Fortuna che non ci stavo, che era un tipo che mi intrometto subito. Non sono un gang. Ma le ruote sono riuscite a sgonfiarle, no? Ci ha tagliato una ruota, e come con la ruota così sono sì, partiti? Sì, sì, sì. Forse nella macchina o fuori quando hanno sparato l'hanno colpito qua. Che dite? Come la pensate questa situazione? Come ha già pensato la crisi, se non fa tre, non è andato a dire. Comunque la macchina ci erano 4 loro, una 500, 4 loro. 4, 4 loro, una 500. Io non ci uccido di posto, come vado a ambulare qualche cosa di? Ma ormai abbiamo uno stato che è zero. Ah, ora là dello zar. Non la ci condotta a questo momento. Possono fare quello che vogliono, possono venire pure arrestare, non mi interessa. Ormai siamo stupidi di questa politica che fa. C'è proprio il Bosco Reale che non funziona niente il Bosco Reale, questo è il Bosco Reale, questo è Natale 2021. Ah, devo pubblicizzare. Prima, un 30 anni fa era la migliore strada questa. Ah, che male. Era di magazzini, sì, tutto. Ah, per paura. No, è perché non c'è pizzo. Non organizzano niente. Uscite questa strada qua. No, ma pure paese no. Allora, non abbiamo un sindaco che non viene mai. Non si fa vedere, non sappiamo neanche il sindaco chi è. Chi lo comanda? È ancora peggio. E chi l'ha votato? Non lo so, non dite sempre queste cose. Ma buttato lui. Io sinceramente, la prossima votazione che vengono, esci fuori. Ma esci fuori, non mi interessa. Che tu a me non mi devi dare nessun aiuto, nessun invito. Non mi dai aiuto di sorvegliarmi, non mi dai aiuto, mi mando solo l'aiuto di pagare tasse. Io quello che so che quando sono uscito, quando sono passato di qua la mattina, verso le 8 non c'era niente qua. Allora io quando ho visto che non era aperto, la verità ho sospettato. Ho detto vorrei che questi carabinieri l'hanno chiusa. Mazza che la televisione parla o mangiava le volte, l'hanno chiuso per questo, e qua no, la televisione, no, l'hanno sparato.
qua stiamo a Pascoreano, ormai non stiamo un po' chiusi, ma io su. Si vede qualcuno vicino e dice, pure un creatore, fatti un po' chiudere, meglio che te ne va per questa guerra proprio.